presentare. Onori ai caduti. Fini dell'ottavo. Olà! Aspetta, attenti! Di corsa avanti! Marsh! Accoglie 92 ragazzi e bambini autistici, Reggimento Alpini, ed è in qualche maniera anche gemella della Fondazione Sindaco della città di Tavagnate. Ringrazio tutti voi, le autorità venute oggi, ringrazio per questo invito perché ci ha dato la possibilità di, diciamo, di fortificare questa unione creatasi nel lontano 2019, e vi ringrazio per farci vivere in questo momento questa esperienza di solidarietà. Con genuinità, lo spirito e i valori della gente di montagna, lo spirito e i valori delle nostre terre. Vorrei darlo. Grazie. Alla nave Alpino, questa è la nostra comunità, nella nostra comunità ci sta progetto autismo e ovviamente ci stanno anche tutti questi signori che rappresentano quello che Colussi ha detto. È un quadro meraviglioso che ha fatto Gabriele e credo che rappresenti il verde dell'alpinità, un quadro di Alessandro che rappresenta il mare, che rappresenta la vita, che rappresenta le onde dei corsi e ricorsi e delle difficoltà della vita, ma anche della bellezza della vita. Grazie. Grazie. Di Nava Alpino, in occasione di questa bellissima giornata trascorsa insieme a questi fantastici ragazzi, e ci auguriamo di presto, perché no, anche a bordo. Magari. Grazie. Grazie a voi. Grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti e a questa splendida. Thank you.
Valcata, comandante della Brigata Alpina Iulia, vi ringrazio sentitamente per la vostra odierna presenza. La fiaccola della memoria, della tradizione, della staffetta alpina partita il 6 di giugno a Ventimiglia, con il testimone nelle mani degli amici della Brigata Alpina Tarolinense. Viva la Iulia, viva gli alpini, viva l'esercito, ma soprattutto viva l'Italia. Un saluto veramente di cuore da parte mia e dell'intera Associazione Nazionale Alpini a questa città. La città di Udine, perché, come dice una nostra canzone, gli alpini non hanno paura. La città che ospita il comando della Brigata Alpina Iulia, la città che ospita un nome famoso in tutto il mondo, la casa degli alpini. Che tu a te presentato a voi la bandiera.